schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un after patch del glitch nel CEO in pratica. Allora, per fare questo after patch ragazzi dobbiamo più o meno fare le stesse cose che facevamo prima con un piccolo cambiamento e non dovremmo avere la deluxe ma un qualunque veicolo speciale. Quindi questi sono i requisiti e un'auto ovviamente retro custom o custom di Bennis con una targa personalizzata ragazzi, perché altrimenti dovrete usare il centro operativo mobile per fare il glitch. Allora, quello che dovete fare che cos'è? Aprire il telefono e avviare un colpo Domus Dei la prima volta e poi la seconda volta, e come si faceva nel vecchio glitch. Io qui stavo provando una cosa, però è meglio guardare i numerini piuttosto che stare lì a, con il telefono aperto. In questo caso il Dlin, come avevo spiegato in una live, sì, può funzionare, però bisogna essere molto veloci. Quindi io apro più volte il telefono fino a che non mi parte il conteggio 2 di 4, 3 di 4 e così via ragazzi. Quando avrò quel conteggio andremo a vedere che cosa dovremmo fare. Insomma, innanzitutto io come vedete ci sta impiegando del tempo e ogni sacra volta ragazzi ricarico il colpo, provo a ricaricare il colpo perché dobbiamo comunque farlo sto glitch insomma, e capita anche a me che comunque non carichi in fretta il colpo e quindi per questo motivo non ho voluto tagliare il video, perché sennò sembrava troppo facile, poi tutti lamentosi, ma a me non mi trova l'attività, a me non mi fa questo, a me non mi fa quell'altro, tutte cazzate varie. E come vedete ragazzi ci impiego anche io del tempo a trovare l'attività. Prima si trovavano in fretta perché tutti sto glitch facevano, adesso ci mette un po' più tempo, quindi ogni volta riapro il telefono e vado a cercare nuovamente, ad avviare nuovamente una ricerca fino a che non troverò quei famosi numerini in basso a destra, 2 di 4, 3 di 4 e cazzi e mazzi, con la speranza che ci dice culo che non imbrocchiamo in pratica un Domus Dei, che manchiamo solo noi insomma, anche perché è capitato parecchie volte a molte persone e quindi automaticamente dobbiamo avere quella speranza. Come vedete è partito il conteggio, l'unica cosa che dobbiamo fare è start, veniamo sul PlayStation Store e dobbiamo aspettare che ci carica le Shark Card. Nel mio caso ragazzi non ha caricato le Shark Card, però il glitch a quanto ho potuto verificare funziona uguale, non so perché non ha caricato le Shark, non ho toccato nulla io e ho atteso semplicemente che mi dicesse che non era raggiungibile il PlayStation Store, come avete visto. A questo punto ragazzi ho lo stile buggato e fin qui ci siamo, però non possiamo prendere una deluxe come si faceva prima e buttarla fuori, perché questa volta risulterà in mappa e quindi il glitch salterebbe. L'unica cosa che possiamo fare però è andare al nostro deposito veicoli speciali ragazzi. Quindi andiamo al deposito veicoli speciali, prendiamo un Buzzard e andremo a dirigerci al deposito di veicoli speciali. Io qui come vi ho già fatto vedere sono ancora buggato, quindi rimarrò buggato per parecchio tempo e intanto me ne vado al deposito dei veicoli. Allora, nel deposito veicoli speciali possiamo avere qualunque veicolo ragazzi, non è importante quale abbiamo, se abbiamo il ramp buggy, se abbiamo insomma air camion, se avete il cuneo, quello che cazzo c'avete, va bene tutto ragazzi. Come vedete sono ancora buggato e andate al deposito veicoli speciali ragazzi, entrate nel deposito veicoli speciali,
Io qui l'ho mandato in velocità perché altrimenti sarebbe durato una vita e a me sinceramente non è che mi metto lì per fare visual o per fare pubblicità. Prendiamo il veicolo e usciamo fuori. Come avete visto, ragazzi, il veicolo scompare. Io qui adesso sto controllando se mi è arrivato un colpo di Lester, però ancora non mi arriva. Ma non c'è problema perché comunque quando saremo in giro in sessione arriverà questo colpo. Vedete che ho ancora lo stile buggato, ragazzi. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare alla Maze Bank dove stiamo facendo il glitch, ragazzi. Più semplice di così si muore. Ecco, l'unica rottura di coglioni è che farete esperienza in volo perché dovrete fare tutte le volte così avanti e indietro. Non è possibile chiamare il veicolo speciale tramite menu interazione perché non funziona, non si bugga, ragazzi. Quindi a questo punto prendete il veicolo, lo mettete dentro l'officina, quindi premete freccia destra e lo andate a mettere dentro l'officina. Cambiate il colore della targa. Adesso andiamo a vedere, perché sennò poi mi dicono che non commento i video passo passo. Quindi cambiamo il colore della targa. Poi facciamo cerchio cerchio fino a scendi dal veicolo, usciamo dal veicolo, risaliamo sul veicolo e premiamo freccia destra, ragazzi. E il bug è fatto come sempre, come si faceva prima. Quindi una volta qui abbiamo il colpo di Lester. A me Lester me l'ha mandato il colpo mentre che stavo arrivando qui con l'elicottero. Abbiamo il colpo di Lester. Come si faceva sempre, ci troveremo dove abbiamo il colpo. Ovviamente ricordatevi che l'edificio dove avete il colpo più lontano è dalla Maze Bank dove state facendo il glitch e meglio è. Una volta che siete nel colpo, premete cerchio, scendete a terra e vedete che sono ancora buggato, ragazzi, e vi troverete il veicolo. Allora, qui adesso le cose sono due, ragazzi. Se avete una targa personalizzata, potete mettere direttamente l'auto in garage senza nessun problema. Io in questo caso non ho una targa personalizzata e quindi mi si clonerà la stessa targa. Allora, se non avete una targa personalizzata, che cosa dovete fare? Chiamare il centro operativo mobile con una LGRH8 dentro. Questo non ve lo sto facendo vedere, però ve lo sto dicendo. Entrate nel centro operativo mobile, sostituite la LGRH8, riuscite dal centro operativo mobile e rientrate nel centro operativo mobile. A questo punto la targa sarà cambiata, l'auto si salverà e potrete continuare a fare il glitch anche se non avete le targhe personalizzate. L'unica pecca di questo glitch, ragazzi, è che ogni volta dovrete uscire dal vostro CEO, andare nel deposito veicoli speciali e tirare fuori un cazzo di veicolo speciale e poi rifare il glitch, ragazzi. Quindi farete un avanti e indietro in elicottero e questa è l'unica scocciatura, però per il resto il glitch va abbastanza bene, ragazzi. A me sembra anche più facile di quello di prima, però sono punti di vista. Vi faccio vedere la data in cui sto girando questo video, ragazzi, perché l'ho girato poco fa. Prima vi faccio vedere le targhe. Come vedete, ragazzi, le targhe sono uguali. Sia questa che quest'altra sono completamente identiche, quindi per me sono nulle. Dovrò cancellare un veicolo, altrimenti prenderò un blocco pesante, insomma. Vedete che sono ancora buggato. L'unica cosa che dovete fare è solamente uscire, prendere un veicolo speciale dal deposito veicoli speciali, rimetterlo fuori e ripetere il glitch. Il primo bug non dovete rifarlo più, ragazzi. Questa è la data in cui ho girato il glitch, la data e l'ora. Spero che il glitch vi sia utile, spero che riusciate a farlo tutti. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.